Dario Bianchi, leghista DOC, confermato consigliere in regione dopo l'ultima tornata elettorale. Il Carroccio ha dovuto aspettare, ma adesso è alla guida del Pirellone con Roberto Maroni. E Bianchi non nasconde l'entusiasmo, garantisce di non avere ambizioni da assessore, ma anzi, da buon padano, offre le sue parole chiave: lavoro interamente concentrato sul territorio. La Lega arriva al Pirellone, arriva ad avere la presidenza di Regione Lombardia. Le priorità per il territorio sono quelle che abbiamo espresso anche in campagna elettorale. Sono priorità che noi già conosciamo, perché quando parliamo del secondo lotto della tangenziale di Como, che deve essere portato a termine, quando parliamo della variante la Tremezzina, che è un progetto che da anni va avanti, di cui se ne parla, si sta redigendo il progetto definitivo, quando parliamo di cittadella sanitaria, quando parliamo di altre questioni aperte, voglio dire anche quella relativa al Lungolago di Como, su cui ci sarebbe da fare un ragionamento a largo respiro, che a me piace molto portare avanti, quando parliamo di questi problemi, diciamo, con Maroni presidente, io credo che potremo dare una svolta alla soluzione di questi problemi. Ecco, al di là del colore della giunta Lucini, è possibile ovviamente un dialogo sul tema del Lungolago? Ma io penso sicuramente di sì. Non è una questione di colori delle giunte rispetto a questa problematica. Il problema del Lungolago va risolto. Certo che io ho sempre sostenuto che questa è un'opera nata male, e le cose nate male molte volte finiscono peggio. Speriamo che qui si riesca a mettere una pezza su questa situazione, tenendo sempre presente le finalità per cui quest'opera è nata. E in odore di assessorato? Credo proprio di no. Salvini l'altra sera ha detto che non esclude un assessore. Credo proprio di no.